Ciao a tutti, anime, bentornate, bentrovate tutte quante su Quinta Dimensione Letture. Sotto questi mazzi si nascondono dei volti, dei visi, quindi andiamo a vedere chi sta per contattarti, cosa vuole, che segno è. Vediamo più o meno, insomma, tutte queste cose. Ovviamente il video è collettivo, ricordo che poi è una stesa unica, quindi se ti arriva è per te, anche ti arriva fra un anno e vedi un volto, magari va bene fra un anno. Quando tu lo vedi è importantissimo, non quando lo faccio io. Adesso io metterò una stesa di queste carte, metterò degli eventi, che cosa possono volere queste persone? Vediamo sia gli uomini che le donne. Queste sono carte metaforiche russe fatte proprio, io darò la mia interpretazione, voi date la vostra, sono fatte proprio per essere interpretate da chi le sta guardando. Io vi do una mia prima idea, eh. Intanto vi ricordo, fate l'iscrizione al canale, scendete qua sotto comunque per tutte le informazioni delle mie tovagliette, degli oracoli che uso io. Oggi, per esempio, faremo i prossimi eventi oracolo, che è un oracolo creato da me. Vedete tutto qua sotto. Allora, intanto prepariamo 4 volti maschili. Chiedete sempre che vi sia rivelato ciò che dovete sapere. Quattro volti femminili. Ovviamente se vi ritrovate voi potete essere voi la persona chiave, diciamo, di tutto quanto il discorso. Quattro volti femminili, compresi i segni zodiacali, però poi ve lo ricordo al momento, eh. Allora, quattro volti maschili. Ecco lì qua. Quattro femminili. Andiamo a mettere il mio oracolo, prossimi eventi oracolo. Vediamo cosa possono volere queste persone. Chi sta per contattarti, cosa vuole? 1, 2, 3 e 4. Allora, poi mettiamo i segni zodiacali al momento. Vediamo intanto il primo volto maschile, chi è, chi può essere. Qui abbiamo quello che gioca, quindi potrebbe essere un significato, diciamo, multiplo, nel senso che comunque, vedete, guardate che oggi ho preparato la pennina perché mi sta più facile almeno indicarvi. Allora, qui abbiamo comunque delle palline, vedete qua, quindi come fosse un giocoliere, ragazzo comunque giovane, vedete? Moro, ragazzo moro giovane con questa camicia così un po' colorata, il fiocco, ecco qua, vediamo le gambe, probabilmente sta dentro un centro, dentro un posto chiuso, diciamo. Abbiamo anche delle scritte, delle figure, quindi non so se frequentate persone di questo tipo, comunque potrebbero essere degli amici. Non vorrei fosse una persona però tendente a giocare, nel senso che la carta ci sta dicendo, potrebbe essere un hobby, quindi comunque persona che ne so, molto simpatica, ridareccia, diciamo così, che ti fa divertire, quindi qualcuno che ti viene ad alleviare un po' i problemi, diciamo, che tu puoi avere in questo momento, le preoccupazioni, oppure indicare, attenzione, c'è qualcuno che sta un po' giocando nella tua vita. Io adesso do la mia, di spiegazione, chiaramente date la vostra. E fatemi sapere qua sotto, commentate sotto qua. Io ci vedo questo, comunque una persona giovane, una persona, diciamo, comunque capelli scuri, sopracciglia scure, forse anche leggermente un po' truccato perché magari sta facendo, vedete, cerco di stare più vicina possibile, sta facendo uno spettacolo, quindi magari è un po' truccato. Qualche artista, per esempio, no? Potrebbe essere anche qualche artista. Allora, questo è il numero uno. Vediamo ancora un'altra figura maschile. Qui abbiamo, sembra quello dentro le metropolitane, questo qua, guardate, è un ragazzo carino, giovane, capelli comunque castani, occhi scuri, cuffiette con cellulare, vedete, vestito normale, una maglietta nera e questo giubbettino qua con il cappuccio. Qua dietro abbiamo delle cose
attaccate su. Non so se sei una camera o se è una scuola, se è un... Non capisco, vedete, comunque ci sono scritte qua, qui c'è un teschio, per esempio. Qua sembra una pera. Questo qua è un cavallo. Questo qua non lo so, sembra una colonna di quelle tipo, guardate, una colonna di quelle tipo greche. Comunque sia, non sappiamo dove sta, però sta all'interno. Quindi non lo so se dovete fare qualche, avete qualche appuntamento, qualche corso, non lo so, oppure qualcuno sembra anche in attesa comunque, questo ragazzo poi guarda con uno sguardo, se fate caso, guardate, poi date voi la vostra impressione, guardate, un po' sembra malinconica questa persona, vedete che occhi? Sembra un pochino sul malinconico, comunque una persona a cui piace la musica, qualcuno che forse sta aspettando una comunicazione, sta aspettando magari di vedervi, perché no? Oppure sta al telefono, potrebbe anche ascoltare la musica, oppure potrebbe proprio stare al telefono, aspettare qualcuno, qualcuno non gli sta rispondendo ed è per questo che abbiamo questo volto. Vedete un po' voi cosa può significare per ognuno di voi nella vostra vita. Andiamo avanti, anima. Chi c'è qua? Qui abbiamo intanto di spalle che sta al mare. Speriamo che non stia facendo un gesto estremo, perché comunque uno che si incammina vestito verso il largo non mi piace tanto, nel senso, no? Vabbè, comunque, magari è uno solo così che sta guardando, qualcuno che ha un principio di suicidio, sembrerebbe. Speriamo di no, o comunque non lo so perché stia così, o sta cercando qualcuno, o ha perso qualcuno, anche insomma, no? Scenario che non si capisce, insomma, comunque c'è questo mare, lui già bagnato, vedete qua, già come se avesse già cercato, come se fosse anche uscito, che magari è entrato già in acqua, poi è uscito e girando di spalle, quindi guardando verso il mare, magari c'è qualcosa che sta ancora cercando, ha perso qualcuno. Non lo so, qui qualcuno comunque di spalle, anche relativamente giovane comunque, no? Capelli scuri, sembra anche messo bene, diciamo così, non è una persona tutta storta, rotta, no? Quindi è una persona piacevole comunque sia e sta di spalle, o qualcuno che è stato lasciato, una persona comunque disperata, non so, date voi anche il vostro giudizio, a me insomma mi dà un po' di inquietudine, di tristezza volendo, questa persona qua, perché comunque è girato così verso il mare, oddio. Vediamo un altro. Ecco, questo è un altro che aspetta. Qui aspettano un po' tutti qua, eh? I volti maschili, guardate, anche Caruccio, anche questo, capello un po' tipo quelli di altri tempi, vestito un po', vedete, sembrano quelli dei film. Sta dentro a questa finestra affacciato, a guardare che cosa ha in mano, non si sa. Sembra forse un cappello girato. Eh sì, forse. Comunque c'è la cravatta, c'è il gilet, la camicia. Quindi vestito bene, uno che si sta preparando per un appuntamento, qualcosa di importante è all'interno, come vedete, dentro una casa. Questi capelli un po' lunghetti qua, comunque è castano anche questo. Tutti castani oggi sono venuti, tutti quei capelli castani. Qualcuno sembra che sta aspettando, può essere un tuo figlio, può essere il tuo fidanzato, adesso dipende dall'età che hai, insomma, chi è che ascolta. Qualcuno che sta aspettando forse per un appuntamento, c'è qualcosa che sta aspettando qualcuno. Vedete come... Come sta proprio sulla finestra così girato a guardare, eh? Questa è la mia interpretazione, chiaramente è un qualcosa di attesa. Allora, allora, questo qua sta girato tutto dall'altra parte, vabbè, però diciamo che questo no, sta tipo sotto forma di attesa, questo qua attesa, questo qua sta girato così, non si sa cosa ha perso, questo qui pure è molto enigmatico, perché comunque è una persona, attenzione, magari qualcuno che potrebbe giocare, poi dai tu la tua interpretazione. Sono carte fatte apposta per farti muovere la testa, il ragionamento, va bene? Quindi qui questa è la panoramica, diciamo, dei maschi. Ora vediamo le donne. Chi c'è qua? Ah, qui abbiamo la cantante, l'artista, guardate come urla, bella, contenta, felice, magari sta finendo il pezzo e questo è l'ultimo acuto. No, vedete, braccia alzate, intorno non si vede, però probabilmente dentro un locale, qualcosa. Il microfono è quello, vedete, ad altri tempi. Quelli che si usavano, non so quando erano, anni 60, 70 forse. Poi commentate anche voi sotto, questo vestito molto elegante, una donna che comunque fa, sembra, come posso dire, piano bar. Quelle persone, ecco, che comunque,
vanno a cantare magari in un locale la sera, magari sei tu che hai questo hobby, eh? Persona giovane, carina, capello mediamente medio, diciamo, né lungo né corto, occhi non li vediamo, però vediamo che è giovane, una persona giovane, però è anche il tipo, l'ambiente che a noi ci interessa, che comunque ci sta dicendo che è una persona che fa qualcosa di artistico. Quindi può essere tu magari, oppure devi andare, che ne so, a vedere un qualcosa in uno spettacolo, potrebbero essere anche questi tipi di, diciamo, di interpretazioni per questa carta, no? Però, insomma, non è triste, ecco, sto vedendo bene, non è una persona messa male, ecco. Vediamo un'altra donna, questa qua non si sa allora cos'è, un divano, fatemi vedere un po', sembra più un divano, sembra in procinto forse ad aspettare un uomo, non si sa se si deve spogliare, non si deve spogliare. Forse qualcuna è in attesa di un appuntamento, magari intimo, un appuntamento fisico con qualcuno. Questa bella vestaglia, molto sexy, no? Vedete, una persona comunque tendente a questo, mi sembra a me. Perché comunque, o è la punta di un letto, o qua c'è un divano. Comunque, una persona giovane, capello corto, oppure potrebbe essere anche raccolto dietro, eh? Però vedete la posa, questo piede così tutto messo così, no? Vedete, è una persona che sta aspettando, secondo me, per un rapporto, un qualcosa comunque, perché ha questa aria di seduzione, se vogliamo. Forse c'è questo momento nella tua vita che potrebbe entrare. Se sei un uomo che ascolti, comunque potrebbe essere anche una donna che ti sta aspettando, ma anche se sei donna, perché ricordo, qui non si discrimina assolutamente nessuno, donna con donna, uomo con uomo, comunque sia, c'è anche questo tipo di figura. Quindi questa donna che sta aspettando un po' con questa, diciamo, lingerie, questa vestaglia così molto sexy, provocante, eccetera. Poi date voi la vostra interpretazione. Vediamo, oppure sei tu, magari che stai aspettando qualcuno, eh? Vediamo, questa qui l'abbiamo vista ultimamente, tipo la sciamana, tipo gli indiani d'America, che bellezza, con l'aquila, il falco, la penna famosa, questa piuma, no? Degli indiani, qualcuna che forse sta facendo dello sciamanesimo, magari state studiando qualcosa o semplicemente assomigliate, siete more così con questa pelle così olivastra, assomigliate magari a questa indiana bellissima, guardate, ci dà un senso poi verso l'alto di preghiera, di comunicazione con l'alto, quindi magari sei tu stessa un'anima che in questo momento sta invocando, magari, che ne so, lo spirito animale, i tuoi antenati, no? Che bellezza. È una persona comunque molto spirituale, quindi ci dice anche questo. Magari conosci, hai un'amica o hai qualcuna con cui condividi un percorso, oppure puoi essere tu. Però qui ovviamente ci riferiamo sicuramente a qualcosa che è comunque mistico, diciamo così, di preghiera, no? Di connessione proprio con diciamo, il pianeta, la madre terra. Proseguiamo. Chi c'è qua? La donna qui da sera, vedete, sembrano quei film dove si aspetta al bar, al bancone, no? Sembrerebbe qualcuno, resta seduta, ovviamente sta all'interno, tutti questi gioielli, aspettate un attimo ecco, si sta prendendo in mano la collana, credo, perché, ecco, ci sono tutte queste tipo perle, forse a qualcuno piace le perle, capello raccolto biondo, giovane, però guardate un po' che occhi. È un po' triste, è un po' triste, quindi o sta aspettando qualcuno che non arriva, o è appena andato via qualcuno e l'ha lasciata lì così, magari si sono lasciati. Non vediamo il vestito perché c'è questo, non so come dire, insomma, qualcosa che le copre qua davanti, oppure non so, può stare in camera sua magari dopo un rapporto, adesso non lo so, perché comunque la vedo, diciamo, nuda, se fate caso, oppure sotto perché non vediamo il vestito. Qui magari ha quei vestiti, no? Tipo, che ne so, tipo come questa qua, che non ha le spalline e quindi non vediamo la spallina qua sopra. Comunque è qualcuna che sembra un po' tristina, no? Vedete che sguardo un po' malinconico. Va bene, adesso noi comunque, chiaramente questo è un collettivo. Vedete, magari sono persone che hanno a che fare, avranno a che fare con voi a breve. Chiaramente ricordo, senza neanche che lo dico, ma mi hanno mandato delle foto veramente sconcertanti di somiglianze negli altri video, intendo quelli precedenti, veramente ma grandi, eh. Chi ha il mio WhatsApp o su Telegram o comunque anche qualcuno via email,
Veramente, se avete delle somiglianze, fatemelo poi sapere. Vediamo qualche evento correlato a queste persone. Gravidanza, notizia riguardo una gravidanza, puoi essere tu o qualcuno che conosci, quindi magari è qualche amica, ma anche loro, nel senso magari stanno con una donna che conosci che è incinta, per dire, notizia riguardo una gravidanza, quindi o tu, se sei comunque in età, o comunque qualcuno che conosci. Allora, chiaramente voglio dire una cosa che dico sempre: questi eventi che adesso escono fuori qua possono essere con queste persone, ma anche no. Quindi non è detto per forza che sia qualcuno di questi, ma può essere una cosa comunque che accade nella tua vita, perché comunque le carte dell'evento ti beccano quando devi sapere la notizia. Quindi magari non c'entra con questi volti, ma è una cosa che deve capitare a te o nella tua vita. Un colloquio di lavoro o riceverai una comunicazione per presentarti. Quindi cosa vuol dire? Che fai direttamente proprio il colloquio subito, a breve. Questi sono sempre video comunque che non è che durano tanto nel tempo, eh. Sono sempre validi, ma da quando li trovi un paio di mesi e la cosa accade, eh. Quindi comunque o fai proprio il colloquio o ti chiamano a breve per il colloquio e poi ci sarà ovviamente una data di, diciamo, per andare, una data che si fissa una data per andare a fare proprio questo colloquio di lavoro. Un altro evento, un aumento di energia, le tue energie aumenteranno, connessioni profonde, quindi molto bene, comunque ci sta dicendo, ripeto, al di là di quello che abbiamo detto prima, su questi volti e queste persone c'è questo aumento comunque di energia che ovviamente va bene per te, soprattutto chi è in questo percorso, sapete, questo è un canale di studio molto serio dove si fa un percorso molto serio. Quindi, comunque sia, l'aumento di energia quando esci in questo canale, soprattutto, è una stupenda notizia. Quindi, poi è, diciamo, quando aumenta l'energia c'è un conseguente aumento di tante cose belle, perché va tutto a vibrazione. Quindi, se aumenta l'energia, aumenta anche una certa fortuna, un certo susseguirsi di eventi favorevoli, le cose che si sbloccano. Insomma, è tutto sempre collegato. Va bene? Un altro, qui c'è il cambio di lavoro, vedete come insistono? Nuovo lavoro o cambio di mansione, quindi o rimani nel tuo posto di lavoro, però cambi la mansione, magari hai chiesto di essere spostata o spostato e quindi sì, ti cambiano, oppure proprio niente, azzerato, via da quel posto lì e vai in un posto completamente nuovo. Queste sono comunque cose che ti possono accadere a te che stai ascoltando adesso questo video nel giro di un paio di mesi, anche se le persone coinvolte magari non sono queste. Va bene? Vediamo ora di che segni zodiacali possono essere queste persone qua, ma comunque anche sganciate, nel senso comunque segni zodiacali che magari avranno a che fare con te a breve. Vediamo un po'. Ne prendiamo 5. Ne prendiamo 5. Allora, 1, 2, 3, 5. Va bene sia il segno, ma anche l'ascendente, se qualcuno conosci con l'ascendente, così. Se esce il tuo segno, può essere qualcuno anche del tuo stesso segno. Oppure puoi essere veramente tu in questo momento una persona che deve agire e fare qualcosa, eh? Vediamo intanto chi abbiamo. Il Capricorno, primo. È il Capricorno. Secondo, Scorpione. Terzo segno, Vergine. Già se abbiamo due segni di terra, già, su 5. Gemelli, Ariete. Questi sono segni più importanti, diciamo, che avranno a che fare con te in questo periodo. Quindi Capricorno, Scorpione, Vergine, Gemelli, Ariete. Quindi abbiamo anche il segno di fuoco, abbiamo il segno d'aria, abbiamo il segno d'acqua. E la terra vince, qua vince terra. Capricorno, Vergine, insomma, queste persone potrebbero essere di questi segni, oppure questi segni, se tu ovviamente sai di che segno è la persona che ti sta chiamando, perché non è detto che uno lo sa, magari ti chiama qualcuno, però tu non sai che era, che ne so, dello Scorpione. Quindi comunque potrebbe essere tutto. Anche se in questo momento magari queste persone non ti dicono nulla, però
non significa niente. Comunque possono essere persone che si devono ancora, diciamo, manifestare appunto nella tua vita. Cara anima, allora, come vedi in sovraimpressione, ricordo a tutti c'è ko-fi.com, chi vuole una rispostina a fronte di una piccolissima donazione, vi rispondo. Il link diretto per andare su Ko-fi è qua sotto nella descrizione del video. Andate direttamente lì, fate la donazione, mi scrivete la domandina lì nei messaggi e io vi rispondo proprio in brevissimo tempo. Poi c'è wiso.com per i videoconsulti, ma i videoconsulti li trovate anche, anzi, vi invito al riferimento principale, sempre quintadimensionaletture.it, come vedete anche qua sopra, perché c'è il mio sito con tutte, diciamo, dei servizi, chi vuole fare le consulenze, chi vuole fare dei lavori energetici più profondi, perché faccio dei lavori anche molto profondi di crescita, di pulizia, eccetera, eh. Non tutto quello che faccio lo vedete lì sul sito, poi ovviamente tramite consulenza privata, chi vuole mi scriva un'email, prenotiamo una consulenza privata, comunque sia, e vediamo di che cosa hai bisogno tu. Cara anima, questo era quanto, ti invito a lasciarmi un like al video, un mi piace, condividi il video, se hai piacere, fai l'iscrizione al canale e io vi aspetto presto qua su Quinta Dimensione Letture per un nuovo video insieme a me. Ciao, ciao a tutti, grazie!